Ciao a tutti! Allora, eccomi qui per un nuovo video. Si tratta di un video haul, però questa volta non vi farò vedere solo prodotti che io ho acquistato, ma prodotti che mi sono stati regalati. Allora, partiamo subito da un prodotto che mi è stato regalato ed è questo. È una protezione solare, è questa protezione solare dell'Avea ed è una protezione 6 per i bambini. Questa me l'ha regalata il mio medico per mia nipotina. Ovviamente c'è da dire una cosa, io non posso utilizzare questa crema sulla bambina perché è una protezione troppo bassa e nemmeno quando sarà comunque così abbronzata io la utilizzerò perché queste protezioni troppo basse, non le utilizzo, insomma, non le utilizzo per me, figuriamoci se la utilizzo sulla bambina. Quindi utilizzo solo protezione da 50 in su, continuerò a utilizzare la protezione 50, la protezione totale bambini, perché la bambina, anche se abbronzata, deve essere sempre protetta dal sole. Quindi l'abbiamo provata una volta, messa solamente sul viso, perché era una giornatina un po' non troppo soleggiata, quindi poteva andare bene e non per andare al mare, ma solo per fare una passeggiata. Però mi sono resa conto subito che non va bene, ci vuole comunque la protezione totale, quindi questa assolutamente no. Poi un altro prodotto che mi è stato regalato è questo. Non so se riuscite a vederlo tutto. Ok. E questo qui, allora, sono delle creme all'aloe vera e all'olio di oliva. Questo mi è stato regalato da mia madre. Ora vi faccio vedere dentro come si presenta la confezione. È fatta in questo modo qui. Sapete che io amo l'aloe vera, mi piace utilizzarla soprattutto adesso che c'è la bambina, utilizzo sempre quella. E avevo comprato una nuova crema appunto all'aloe. Però questi prodotti li avevo già utilizzati. So anche che sono molto costosi questi. Questi li vende l'Imperial Life, penso che sia la stessa ditta che fa i materassi. E abbiamo un bagno doccia, se riesco a tirarlo fuori ve lo faccio vedere, che è questo. Eccolo qua, un bagno doccia. Poi abbiamo un olio per le irritazioni e post depilazione, che è questo qui. In gel. Poi abbiamo un contorno occhi, che è questo, un contorno occhi e rughe di espressione, quindi questo lo utilizzerò sicuramente. Poi abbiamo una crema idratante per le mani, fatta in questo modo qui. Poi un dopobagno per pelli secche e sensibili. È un idratante, body lotion. Eccolo qua. E la cosa bella di questa linea, come vedete, sopra ad ogni prodotto c'è scritto a cosa serve. Ecco qua. Quindi molto 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 utile, molto molto bella la confezione. Questo è un regalo veramente bellissimo. Ma io continuo a guardare lì, invece la videocamera è qui. Ciao, scusate. Un prodotto molto bello e utilissimo. Poi sono prodotti naturali. Sapete che io amo le creme e i gel all'aloe, sono molto buone, sono ottime. E questa è una buona linea. Avevo già un campioncino che avevo ormai terminato, che poi vi metterò nei prodotti terminati, insomma. E mi ero trovata talmente bene che sono stata più che felice di ricevere questi prodotti da mia madre. Poi passiamo agli acquisti che ho fatto io. Allora, continua la battaglia alle zanzare, quindi ho preso, ora non ho più la scatola grande, comunque ho preso le ricariche perché ho comprato ecco qua, tre ricariche, vaporizzatori elettrici contro le zanzare, perché avevo comprato proprio la, non mi viene il nome, come si chiama? La farina da attaccare alla presa della corrente che si accende la notte per fare in modo che non arrivino né insetti né zanzare durante la notte ed evitiamo tutti quanti di essere punti e strapunti. E comunque io ho preso queste ricariche. Allora, il primo l'avevo comprato della Orfea,
E me l'ho trovata benissimo. L'unica cosa è che questa volta non ho trovato la profumazione che avevo comprato inizialmente, ma ho trovato questa all'eucalipto. E questa, insomma, a me la profumazione all'eucalipto non piace, mi piaceva più quell'altra, però vabbè, l'importante è che ci protegga dalle zanzare. E questo promette di proteggere fino a 60 notti. Non so se riuscite a vederlo bene. Ok, e poi gli altri invece sono della Spira e questo proteggono per 45 notti. Visto che erano in offerta questi qua, ne ho preso due, onde evitare. Poi passiamo agli acquisti interessanti. Allora, ho comprato questo smaltino della Rimmel, il colore è il 227, New Romantic. Dubito che voi riusciate a vederlo con questa luce, vediamo. Vabbè, questo qui pagato 3,90 euro. Poi ho preso un pettinino che non serve assolutamente a niente, ed è questo. E l'ho pagato solamente 1 euro. L'ho comprato perché avevo una conciatura tutta laterale, volevo tenere i capelli fermi. Ma o io non lo so utilizzare o questo veramente non serve a niente. Ditemi voi se lo sapete utilizzare, come si mette, perché io veramente non ci sono riuscita. Me lo mettevo, continuava a cadere giù, continuava a cadere giù e è stato un acquisto improponibile. Una cosa c'è proprio sprecata. Poi ho comprato questo lip gloss della Bella Oggi, che è questa marca che ho trovato da acqua e sapone. Fatto in questo modo qua, non so, avevo comprato gli smalti, quelli in gel, è fatto in questo modo qui, vedete? Il colore mi piaceva, ho detto vabbè, ora lo proveremo e vedremo come ci troviamo, insomma. Questo qui costa 4,90 euro. Poi ho preso questi ombrettini e sono waterproof e sono questo color azzurro e questo color verde. Questo è il numero 4, questo azzurro, e questo verde è il numero 5. E sono senza parabeni e oftalmologicamente testati. E poi ho voluto prendere anche questo blush, vedete, di questo bellissimo fucsia, molto molto bello. E anche questo è waterproof, quindi sono adatti all'estate. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosina. Il colore è molto shock. Cioè, è veramente un colore molto intenso. Ora, guardate già sul dito com'è. Perde tantissimo con questa luce oggi, eh? Vediamo. C'è una luce allucinante. Comunque è bello intenso. Io penso che non utilizzerò mai come blush questo perché è troppo, è too much, quindi non credo che faccia il caso mio. Poi lo utilizzerò probabilmente come ombretto perché è veramente troppo troppo intenso. Io, cioè, avere le guance così rosa, non vedo che non si sfuma particolarmente bene. Una volta che ho cercato di sfumarlo in questo modo, cioè ora ho cercato di sfumarlo e ho visto che rimane lì, poi si fissa, si asciuga, non si sposta più di lì, quindi non posso sicuramente mettermelo sulle guance perché assomiglierei a un pagliaccio. Poi prendiamo il numero 4 e ve lo faccio vedere. Allora, intanto guardate com'è l'erogatore, è fatto in questo modo qui. Allora, questo messo un pochino si sfuma benissimo, rimane proprio leggero. Allora, così è versione leggera e anche in questo modo qui. Adesso lo ripasso, vi faccio vedere com'è dopo, mettendone un pochino di più. Allora, se volete un effetto più intenso, si presenta in questo modo qua. Vedete la differenza? Sotto c'è quello sfumato e sopra c'è quello proprio sparaflesciato. Il colore è veramente molto molto bello, molto estivo, bello bello, mi piace. Ok. E poi il verde, che è il numero 5, e ve lo faccio vedere subito.
Eccolo qui come si presenta, vedete? È molto molto bello questo colore. Se solo riuscissi a farvelo vedere, mi piace poi proprio il finish, così metallizzato, è troppo bello, mi piace tantissimo. E vi faccio vedere anche il gloss. Il gloss è un rosino delicatino, delicatino, eccolo qua. Non so se si vede bene, magari se me lo passo sulle labbra, vediamo. Ma ha un odore buonissimo di caramelle, è veramente molto buono. Ecco, questo è il gloss, vedete, è molto molto trasparente, leggermente rosato, delicato. E vedo che ha anche dei micro glitterini dorati. Sì, dorati. Vedete come rimane sulle labbra? Io non so se riuscite a vedere veramente perché con questa luce. Poi, ora passiamo alla durata di questi ombretti e fard. Sfreghiamo, sfreghiamo, sfreghiamo. Come vedete, non va via sul dito sempre il blu. Facciamo qui che non ho niente. Come vedete, non vanno via anche il blu, anche il verde. Cerchiamo di sfumarlo. Niente. Allora, o lo fate subito, o altrimenti, come vedete, non vanno più via. Vedete? Una volta fissati sulla pelle, questi non si levano più. Quindi penso che come qualità siano ottimi. Ora ovviamente sono solamente prime impressioni, dovrò sperimentare, insomma dovrò testarli per bene. E poi vi dirò comunque 4,90 € questi prodottini. No, scusate. 5,90 € questi prodottini. Se poi riuscite a trovare anche in offerta, tanto meglio. Il prezzo è comunque buono. E voglio dire, quanto prodotto c'è qua dentro? 5 ml, ci sono 5 ml di prodotto, quindi va bene. Per quanto riguarda invece il blush, ci sono 7 ml. Quindi, ragazze, per chi volesse provare i colori splashati, potete provare questo. Poi l'ultimo, scusate, guardo sempre di là, invece la videocamera è qua. L'ultimo prodotto che ho comprato è questo foulard. Perché siamo usciti una sera, ecco qua, ve ne faccio vedere solo un pezzo, perché altrimenti lo devo ripiegare, l'ho già lavato e stirato. Allora, questo qui però è molto lungo. Allora, siamo usciti una sera al mare. Anzi, esattamente per il compleanno di mio marito. Siamo usciti e faceva particolarmente fresco, c'era molto vento quella sera. Nonostante io avessi portato una giacchina alla bambina, lei aveva freddo, quindi le ho messo anche il mio giubbotto sulle spalle in modo tale che fosse bella calda. E dato che avevo freddo io a quel punto, allora mi sono fermata in una bancarella, di un ragazzo, forse peruviano o indiano. Non mi ricordo più. Comunque, in una bancarella, e ho comprato questo foulard per solo 5 euro e mi è tenuta calda tutta la sera. Voglio dire, per l'estate va più che bene, un foulard leggero sulle spalle, non è che ci sia tutto quel freddo, però per coprirsi un po' dal vento va benissimo. Comunque, bando alle ciance, perché io questo video l'ho girato non solo per farvi vedere questi prodotti che magari vi possono interessare relativamente poco, ma vi interessa sicuramente qualcosa di più. Di più pregno. E quindi passiamo subito a quello che interessa a voi, ossia l'estrazione del giveaway. Quindi venite tutti con me e andiamo a fare subito l'estrazione. Vediamo chi è il vincitore. E il vincitore è Marco Rapisarda. Vediamo anche con quale commento. Allora, partecipo anche io sperando di vincere qualcosa per una persona per me speciale. Grazie per l'opportunità. Benissimo, Marco Rapisarda, contattami subito via email al mio indirizzo prisciula@hotmail.it. Mandami per cortesia il tuo nome, cognome e indirizzo esatto, in modo tale che io ti possa mandare subito i tuoi premi. Bene, io vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!
è che, ops, aspettate che levo gli antitaccheggio, che ormai non mi servono più. Ho preso, vediamo tutto, anche il nastro adesivo. Signori e signori, un attimo di pazienza. Quindi, se riesco ad aprirvi l'azzurro, vi faccio vedere l'azzurro. Questi scotch che fanno schifo, ma che non si levano nemmeno a pagarli. Su, su, levati. Beh. Ah, ce l'ho fatta.